Salve ragazzuoli, oggi rispondo alla videosfida lanciata dal Commodorista. Il gioco in questione è Pang 3 nella sua versione arcade. Pang 3 è il terzo episodio ovviamente della famosissima serie Pang, che è una serie di videogiochi arcade. Il primo Pang è uscito nel 1989, in Giappone si chiamava Pumping World, in Europa è stato distribuito col titolo di Pang, mentre invece in Nord America è stato distribuito col titolo di Buster Bros. L'anno successivo esce Super Pang, Super Buster Bros. Chiaramente in Nord America. Il primo gioco, se non vado errato, è stato convertito per una marea di piattaforme. Io avevo la versione per Amiga, che era una conversione abbastanza fedele, ricordo che mi piaceva abbastanza. Mentre invece Super Pang, credo che per le console casalinghe, per i sistemi casalinghi, credo sia stato convertito solo per Super Nintendo. Non vorrei sbagliarmi, ma mi pare che è uscito solo per Super Nintendo. 5 anni dopo, nel 1995, esce Pang 3, in Nord America chiamato Buster Buddies, mentre invece in giapponese si chiamava Pan Suri Kaito Tachi no Kareki na Gogo, ovvero uno splendido pomeriggio per i ladri fantasma. Questi titoli giapponesi così convoluti, così lunghi. Infatti il tema del gioco è che noi siamo dei ladri di opere d'arte, giriamo per il mondo per impossessarci di queste opere d'arte, quadri, statue, cose di questo genere, per arricchire la nostra collezione personale. Questa è chiaramente solo una scusa per avere dei fondali diversi per ogni quadro. Nel primo gioco si andava semplicemente in giro per il mondo e i fondali erano dei panorami, qui invece sono delle opere d'arte. Rispetto al primo Pang, Super Pang sinceramente non me lo ricordo tanto, quindi non vi so dire bene com'era, ma rispetto al primo Pang le differenze fondamentali di Pang 3 sono che si possono scegliere 4 personaggi diversi, come ha fatto vedere il Commodorista. Ognuno ha delle caratteristiche leggermente diverse, parte con delle armi speciali, oppure può evitare alcuni ostacoli tipo la dinamite, oppure non scivola sul ghiaccio, ignora i contatti con i nemici, cose di questo genere. In ogni caso, come tutti quanti sappiamo, la meccanica del gioco è sempre la stessa: bisogna con il nostro arpione far scoppiare queste bolle che stanno nello schema. Ogni volta che le colpiamo si spaccano in due, diventano più piccole, e le dobbiamo colpire fino a farle esplodere contemporaneamente, completamente. Naturalmente più facile a dirsi che a farsi. Ricordo che io all'epoca questo gioco al bar non ci giocavo tanto, i miei amici erano molto appassionati e quindi erano diventati molto bravi, ci giocavano parecchio. Io l'ho sempre un po' snobbato, cioè ci giocavo ogni tanto ma non ero un giocatore appassionato, e quindi non sono mai stato molto molto bravo. Infatti, come vedrete, non sarò bravo nemmeno in queste prove, ma insomma siamo qui per divertirci. Ok, un'altra cosa: i primi 3 episodi poi sono stati raccolti in una collezione, mi pare che si chiama Super Pang Collection o qualcosa del genere, che è uscita per PlayStation, in cui c'erano raccolti i primi 3 giochi. Poi sono usciti altri episodi, vabbè. Ok, andiamo a cominciare. Due cose. Come avete visto all'inizio, la versione che uso io, la ROM che uso io, è una revisione leggermente successiva rispetto alla ROM che ha fatto vedere il Commodorista nella sua presentazione del video. Però io, usando Final Bar Neo invece di MAME, nel ROM set Pang 3 è questa revisione qua, e quindi devo usare questa qua. Spero che non sia un problema, non credo che ci siano grosse differenze nello schema di punteggi. Se poi ci sono, ATP o Zombie Gamer possono chiaramente annullare la sfida. Un'altra cosa: ho notato che a volte nel gioco io ho dei rallentamenti quando ci sono un sacco di bolle nello schermo. Credo che questo sia un problema della Raspberry Pi, che non è forse abbastanza potente per far girare questo genere di gioco. Non credo, perché mi sembra un gioco abbastanza semplice, non credo che questi rallentamenti però ci fossero nella versione arcade. Comunque, insomma, questo è. Anche per questo motivo, se ritenete che la prova non sia valida, potete chiaramente annullarla, ma comunque, come ho detto, sono una pippaccia e quindi non credo che arriverò molto in alto in classifica, e quindi non credo di impensierire nessuno con le mie prestazioni. Ok, andiamo a cominciare, facciamo il primo giro, normal. E io ho fatto un po' di partite di allenamento, di solito uso Pink Leopard perché secondo me ha delle caratteristiche un po' più
po' più interessanti rispetto agli altri personaggi, che in realtà secondo me partono con delle armi che possono comunque essere raccolte all'interno del gioco, quindi tutto sommato non fa tutta questa differenza. Qui dobbiamo cercare di far scoppiare la bomba, perché se ci riusciamo, ecco, scoppia tutto all'unisono e penso facciamo i più punti, perché forse ci dà dei punti in base al tempo che abbiamo a disposizione. Ok, il primo quadro è la zingara addormentata di Rousseau. Continuiamo, il secondo quadro è chiaramente l'urlo di Munk. Allora, cerchiamo, ecco, stavo dicendo, cerchiamo di non farci ammazzare subito. Prendiamo la barriera, che non fa mai male. Se uno gioca con un po' di attenzione, il gioco non è terribilmente difficile, però se uno fa le strombolatine si può morire molto facilmente. Ok. Ok, qui cerchiamo di prendere un po' di monetine. Un'altra cosa carina è che, come avete visto, questi i mattoni possono essere colpiti un po' alla Mario Bros. E possiamo far rimbalzare o far cadere degli oggetti che ci si trovano sopra. Allora, prendiamo la barriera. Prendiamo anche il rampino, che può sempre servire. Anzi, in questo quadro è praticamente fondamentale, perché vedete, l'altezza delle piattaforme è piuttosto bassa e quindi può servire per intrappolare le palline. Ok, abbiamo beccato una vita bonus, abbiamo preso l'urlo di Munk, andiamo avanti. Ok, questa è la pistola, che è l'arma migliore, ma è anche a tempo, chiaramente, perché sennò è troppo facile. Ecco, non sono riuscito a prendere il doppio rampino, il doppio appione. Ok, ecco qua. I nemici credo che ci bloccano temporaneamente, non credo che ci ammazzano, però Pink Leopard comunque li ignora. Arco giù da ballerino. Ok. Poi ci stanno questi teletrasporti. Ecco qua. Ok. Allora, qui cerchiamo di levarci di mezzo. Ecco qua. Blocca le palline. Ok. Adesso scegliere i martelli. Ok, abbiamo preso anche il quadro di Hokusai. Continuiamo con i girasoli di Van Gogh. Ok, questo ci dà la pistola, che noi sfruttiamo per andare a spaccare tutto rapidamente.
Mettiamo anche la bibita e via. Ok, allora spacchiamo prima questo, prendiamo il rampino. Sì, cazzarola. Sì, come vedete sono un po' una pippeccia, però. Ok, spacchiamo anche questo. Là. Cerchiamo di non liberare troppe bolle tutte insieme. Il cane non ci fa niente. Finito il quadro numero 10. Ok. Vediamo la cosa. Ok. La pistola. Oh là là là. Ci fa ammazzare. Come faccio a scendere? Sto finendo pure il tempo. Devo spiegare. Ok. 7 secondi. Ovviamente non farò tempo, finirò il tempo. E infatti, time over. E sono moruto, ho perso l'ultima vita e va bene, ok. Facciamo, inseriamo il punteggio. Quanto ho fatto? 389.600 punti. Vabbè, sono sicuro che Supremacy Cabinet, Mr. Mega Drive e il Commodorista faranno molto molto meglio. Comunque vabbè, andiamo a fare la seconda partita cercando di migliorarci. Ok. Ricordo tra l'altro che il primo Pang aveva delle schermate intermezzo con i personaggi che sembravano quelli di Dragon Ball, sembravano disegnati da Akira Toriyama. Però sono quasi sicuro che Akira Toriyama non c'entrasse niente nel character design dei personaggi, quindi credo fosse una cosa un po' pezzotta. Ok, 4 e 5. Cerchiamo di non perdere subito la vita qua come abbiamo fatto prima. Magari con l'aiuto della barriera. Qui vedete con questa arma non posso distruggere questo muro. Puoi prendere questo. Aiuta. Ok. Io non sono un fan della grafica così, non so come chiamarla, renderizzata alla, vagamente alla Donkey Kong Country, soprattutto per quanto riguarda i giochi bidimensionali. Preferisco la grafica quella un pochino arcogiuda, un po' più piatta, che secondo me ha sempre un aspetto un pochino più pulito. Magari starò bestemmiando, qualcuno dirà ah no, grafica di Donkey Kong Country è eccezionale. Sì, è bella, però la grafica di Pang 1, per esempio, a me è sempre sembrata molto più pulita, più piatta, però è una questione anche di gusti personali. Non mi piacciono molto questi personaggi che sembrano, sì, delle marionette, vaffanculo. Vabbè. Qua. Cambiare nessuno. Ah sì, qua. Ok, scendiamo giù. E facciamo anche questa. Ok. Qui cerchiamo di non morire.
partire come abbiamo fatto prima. Ecco. Arcaccio Giuda. Sono morto subito dopo aver preso la vita bonus. Vedete quando ci stanno un sacco di animazioni sullo schermo, che ne so, i muri che crollano, le palline. Ho questi rallentamenti, però non so. Non so come eliminarli. Ok. Andiamo qua sopra, teletrasporto. E scoppiamo anche l'ultima pallina. Naturalmente ci sono un sacco di variabili che influiscono sul punteggio, prendere i bonus, credo, ammazzare i nemici, finire il quadro più rapidamente, quindi da questo punto di vista è un gioco abbastanza interessante per una videosfida, perché uno che conosce tutti questi segreti, questi trucchetti, queste dinamiche, chiaramente può fare dei bei punteggioni. Io invece vado assolutamente a muzzo, sperando semplicemente di sopravvivere. Allora. Abbiamo questi. Ok. Oppure anche prendere, penso, queste monete, anzi, sicuramente. Sicuramente ci dà dei bonus. Upp, là là. Fattene. Ok. Ok. Qui mi pare che c'era la pistola, se non vado errato. Ah, cazzarola. Allora, facciamo le cose per bene. Pistola, pistola, pistola. Ok. Cerchiamo di sparare. Allora, mettiamo la pistola pure qua. Ok, ce l'avrei fatta. Sì, perfetto. Ok, adesso arriviamo a... abbiamo preso i cosi. Arco Giuda, i girasoli di Van Gogh. Vabbè, allora, qui c'è il nastro del portatore che dobbiamo cercare di evitare. Insomma, ci dà un po' di problema. Vabbè, abbiamo finito pure questo quadro. Ok. Campini.
Arca mignotta, sono andato a sbattere. Vabbè, ho fatto un pochino meglio, 454.000 punti. Ale. And Game over. Sì, ho migliorato 454.000 punti, sono arrivato al 13° quadro. Ok, perfetto, facciamo l'ultimo tentativo, cercando di fare un pochino meglio. Perdiamo sempre Pink Leopard. Bingo. Anche qui cerchiamo di acchiappare. Bomba. Ok. Continuiamo qua. Vediamo di farci ammazzare subito. I controlli sono abbastanza precisi, anche le collisioni sono molto precise, quindi insomma da questo punto di vista è un gioco abbastanza tecnico, quindi insomma immagino che facendoci molta pratica si può diventare molto molto bravi, come penso che sia appunto Mr. Mega Drive, che si è bullato, si è vantato di essere, di averlo finito al bar. Quindi come ho detto, penso che insieme a The Supremacy Cabinet e a il Commodorista sarà un avversario temibile per questa videosfida. No. Qua. Ecco, fatta la strozzata. Ok, allora prima prendiamo la barriera. Poi prendiamo il rampino e poi facciamo le bolle. Ok. No. I nemici possono anche far scoppiare le bolle. Ah, quindi è vero che noi ignoriamo i nemici, però ci tolgono la barriera. Ok. Allora, anche qui attenzione perché... Ecco, appunto. Appena finito di dirlo. Attenzione perché qui ci stanno un sacco di bolle e... poco spazio, vabbè, qui sto a far veramente cacare. Ecco, vedete come rallenta qui per esempio, perché stanno un sacco di bolle. Ok, abbiamo perso due vite come dei deficienti, però vabbè. Ok, aspettiamo che se levi la pallina. Ecco qua. Sotto la pallona. Qua.
Incredible. No, 10 e 11. Questo è quello che si fa. Capistola. Vediamo che se levi. Ma sto andando abbastanza bene. Peccato che ho perso quelle due vite come uno scemo. Ah! Vediamoci, perché qui a questo quadro, come abbiamo visto, abbiamo ben poco tempo. Infatti sta già finendo. No. E porca miseria, mi sono fatto colpire. Niente. 374.000 punti. Vabbè, niente. Ale. Ecco qua. Game over. Quindi il mio punteggio migliore è stato 454.300 punti, che sia forse stato il secondo tentativo, il primo adesso non ricordo. Ok, la mia video sfida finisce qui, il gioco è molto divertente, grazie al Commodorista per averlo proposto, perché effettivamente è molto carino, è una interessante variazione sul tema di Pang, è come tutti i giochi arcade abbastanza impegnativo, però sono sicuro che con un po' di pratica, un pochino di esperienza, si possono fare bei punteggi e andare a andare molto più avanti di quanto sono andato io, e infatti sono sicuro che ci saranno giocatori che faranno degli ottimi punteggi. Ok, per questo video è tutto. Partecipate numerosi, mi raccomando, e naturalmente, come al solito, non perdete il processo di Mr. Mega Drive. È stato divertente, ci vediamo alla prossima, ciao!